Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale. Tanto è piaciuto questo intro. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. E oggi di cosa parliamo? Abbiamo deciso, dopo tanti mesi che non facevamo più un video di questo tipo, anzi forse è passato addirittura un anno, e dopo che tante persone ci hanno chiesto di fare un nuovo video sui Lego, abbiamo deciso appunto di tornare a parlare in questo video dei Lego. E come avete letto dal titolo, oggi abbiamo fatto delle ricerche abbiamo in passato fatto delle ricerche e oggi vi diciamo, secondo noi, la nostra opinione, quali sono i set Lego su cui vale la pena investire, o meglio comprarli. Esattamente, quali sono in questo 2017 quelli che secondo noi avranno maggior valore di mercato in un prossimo futuro. Sì, che sono futuro. Usciti o nel 2017 o qualche tempo addietro, però che erano in commercio. Forse di questi ce n'è solamente uno che è stato ritirato, ma andremo a vederlo tra poco. Attenzione ragazzi, perché noi, memori di quello che era successo in uno dei video, anzi in alcuni dei video dei Lego che avevamo fatto tempo fa, vi diciamo sempre che sono giocattoli, vanno acquistati per giocare, e poi ovviamente c'è una parte che li compra proprio come bene rifugio. Esattamente. E quindi noi ci dedichiamo a tutti. Poi dopo voi potete essere d'accordo o no, se giocarci, lasciarli lì, libera scelta. Esattamente, tutto questo, tutte le nostre opinioni verranno mostrate, dette dopo la mitica sigla. Ehi, benvenuto sul canale Tandem. Hai provato a scrivere su YouTube la parola Tandem? Sarai stato sommerso da tante tette oppure Tandem. Bene ragazzi, il primo set Lego di cui vogliamo parlare non sono in ordine di valore, no, sono a caso. È un ordine senso... che abbiamo buttato giù così. Noi ne abbiamo presi 10 che secondo noi appunto possono salire nel tempo di valore. Allora, il primo è questo, ed è la macchina dei Ghostbusters, la Ecto 1. Perché abbiamo scelto innanzitutto questi set Lego? Abbiamo preso come parametri quelli che sono l'iconicità dei personaggi. Esatto. Ok? Quindi quello che può essere il pubblico a cui può essere indirizzato questo set, quindi più ampio il pubblico e più diciamo scambio può esserci per questo set, e poi in alcuni casi anche il numero dei pezzi. Esattamente, per esempio questo qui dei Ghostbusters, come diceva lui, va a coprire una serie di decenni che vede coinvolte più generazioni, quindi è apprezzato da un maggiore pubblico. Esatto, e poi nei prossimi anni non sono più previsti quelli che sono film dedicati a questa serie, visto il flop che hanno fatto con le donne, c'erano le, esatto, le donne. E quindi di merchandising di Ghostbuster ce ne sarà teoricamente sempre meno, a meno che non ci siano. Esatto, però resterà comunque sempre estremamente iconico, e il film, certo, appunto gli acchiappa fantasmi sono loro. E quindi questo è il nostro primo set che abbiamo scelto per voi. Il secondo viene dalla serie Lego Creator ed è il Volkswagen T1 Campervan, che per farla semplice, per chi non ha idea di quale sia, è il furgoncino hippie in pratica. Esatto, questo è uno dei set che da tempo ormai è in vendita, diciamo che è uno dei più iconici, e tra l'altro assoluto, veramente bello. Esatto, e tra l'altro non è in questa lista, ma io vi consiglierei anche, perché mi è venuto in mente, esatto, bravo, anche quello è stato rilasciato forse un annetto e mezzo, sì, fa, però è veramente molto ma molto bello. Il maggiolino è veramente bellissimo ed è blu, se non sbaglio. Ed è blu, esatto, con la tavola da surf sopra il tetto. Veramente bello. Quindi il secondo è il Volkswagen T1, molto molto bello, ve lo consiglio, io ce l'ho a casa montato, ragazzi, fa la sua bella figura. La sua porca figura. Poi ragazzi, come terzo abbiamo scelto, sempre dalla serie Creator, la bottega di Babbo Natale. La questo... bottega? La bottana. Come terzo abbiamo scelto, sempre dalla serie Creator, la bottega di Babbo Natale. Questo è l'unico che è stato ritirato da tutta la decina che abbiamo scelto, ed è veramente bellissimo, ragazzi. Questo è da consigliare, perché comunque voglio dire, il personaggio di Babbo Natale, se non lo conoscete, insomma, può essere grave. È bellissimo perché ha proprio quest'area incredibilmente natalizia che potete mettere di fianco al presepe, e quindi potrebbe diventare un qualcosa di iconico proprio per i vostri Natali passati, presenti e futuri. Esatto. Al quarto posto della serie Lego per collezionisti abbiamo il Tower Bridge, che ha la bellezza di 4295 pezzi ed è veramente, veramente tanta roba. È molto, molto bello e fa il paio, perché infatti come quinto c'è il Big Bang. Esatto. E per chiudere questa terzina, la Lego ha da poco prodotto il Double Deck, che sarebbe praticamente l'autobus. Ah sì, con la doppio piano, veramente bella anche quella. E quindi perché vi abbiamo consigliato queste due, chiamiamole strutture, che possono essere in questo caso il Tower Bridge e il Big Bang? Perché memory di quello che è il valore che ormai ha assunto la
Torre Eiffel, che ha assunto un valore veramente di migliaia e migliaia di euro, va da sé, o anche il Taj Mahal, tra l'altro. Cavolo. Va da sé che anche queste due strutture è molto probabile che seguiranno quella strada. È molto probabile, in quanto appunto queste altre ugualmente famose hanno assunto, hanno raggiunto valori assurdi. E ce l'ho a casa costruito, è bello, ma il Tower Bridge ha un altro fascino? No, è molto più bello, ha molto più, molti più dettagli. Poi non l'ho visto montato il Tower Bridge. E che poi ovviamente voi scrivete nei commenti cosa ne pensate. La mia scelta tra i due è il Tower Bridge. E la rispetto. Va bene, ok, andiamo avanti. Al sesto posto troviamo, sempre della serie Lego Collezionisti, la casa dei Simpson che abbiamo qui. No? No. E sei lì. Dove? Ah, è cazzo. Al sesto posto troviamo, sempre per la serie Lego Collezionisti, la casa dei Simpson. Sì, che poi non è un sesto posto, diciamo è il sesto in ordine di apparizione. Il sesto cosa è gigante, eccola qui. Questa, oh, ragazzi, è fantastica, la è casa immensa. Dei Simpson. No, pensavo che era in vendita, quel cazzo che è in vendita, questa è mia. Appena presa. E cosa stai dicendo? Stavo dicendo che in effetti è molto articolata, molto variegata e molto ricca di stanze, comunque, come si vede dai disegni. Ma bellissima. E perché vi consigliamo la casa dei Simpson? Perché va da sé che i Simpson sono uno dei personaggi più iconici e più conosciuti di questo ultimo trentennio. Esatto. Dei, diciamo, dei cartoni animati apparsi in televisione o delle serie TV. E poi anche perché all'interno, perché cosa molto importante che non abbiamo detto, ma è molto importante per chi colleziona i Lego e non solo i Lego, ci sono all'interno delle minifigure che è molto difficile trovare come singole. Esattamente, quindi ha un doppio valore aggiunto. Ma andiamo pure avanti e togliamo questa cosa immensa. Bellissima. Il settimo set Lego di cui vi vogliamo parlare è il set Lego più venduto di sempre. Avete già capito di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del mitico Millennium Falcon. Eccolo qua. E questa è la terza versione che è stata realizzata dalla Lego. Pensate che il primo Millennium Falcon ha realizzato veramente vendite con quotazioni veramente altissime. E questo, appunto, essendo uno dei più venduti, si potrebbe anche pensare. Ma se ce l'hanno tutti, come può far salire ancora il suo valore rispetto a quello che potrebbe essere, diciamo, il valore di mercato? Beh, anche perché comunque le nuove generazioni guarderanno sempre film come Star Wars, eccetera, e comunque se molti di voi l'hanno comprato, come giustamente che è montato, eccetera, chissà quante scatole potranno rimanere chiuse e quindi magari esatto, aumentare ancora ulteriormente di valore, perché bisogna dire che è veramente spaziale. Sì. Poi questo lo abbiamo inserito anche, diciamo, come guanto di sfida, perché essendo un set che comunque è andato in mano a tantissima gente, va da sé che potrebbe essere che il suo valore non salga. Però noi l'abbiamo messo perché appunto è il set Lego più venduto di sempre. Ed è assolutamente molto 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 bello. Ottavo posto troviamo, sempre della serie Lego per collezionisti, la caserma dei pompieri dei Ghostbuster. Quando invece prima abbiamo trovato la macchina, qui adesso troviamo la caserma dei pompieri. Sì, questo è un set veramente, ragazzi, costosissimo già all'acquisto, perché se non erro dovrebbe aggirarsi intorno ai 360 euro. Ha tantissimi pezzi, adesso al momento non mi ricordo quanti sono, probabilmente molti, quasi 4000, forse li supera anche. E dobbiamo dire che è realizzata veramente tanto, ma tanto bene. Tantissimo. Non ha tanto mercato in questo momento, perché il prezzo ovviamente è, diciamo, alto. Molto elevato. Quindi si potrebbe anche pensare che nel momento in cui la Lego decida di non produrla più, quindi di ritirarla, ci sia una corsa d'acquisto. E chi l'ha comprato ovviamente potrà decidere, potrà decidere con che prezzo venderla. Quindi molti di voi si potranno arrabbiare, potrebbero dire quello che abbiamo anticipato prima, ma è solamente un gioco, allora c'è gente che se ne approfitta. Ragazzi, questo è il mercato. Questo è il mercato ed è, diciamo, il mercato dei collezionisti, esatto, anche, e quindi funziona in questo modo. E quindi abbiamo scelto anche in questo caso un set Lego che ha a che fare con i Ghostbusters. Il prossimo set Lego di cui vogliamo parlare l'ho ordinato mezz'ora fa, è da tempo che gli sto dietro, lo volevo comprare, poi ho detto ce l'hai fatta! Ma l'ho sempre rimandato, e stiamo parlando della serie Lego Ideas del sottomarino giallo dei Beatles. Ecco.
questo è un pezzo che io penso non aprirò mai, e molti adesso di voi diranno, ecco quello lì che l'ha comprato per niente. No, lo voglio tenere come soprammobile. Perché ragazzi, i Beatles per me è, diciamo che è uno tra i miei gruppi preferiti, e non si sa mai che magari tra 10 anni, 15 anni lo aprirò quando le quotazioni saranno salite. E ci andrai a vivere dentro, ti immergerai e comincerò a cantare questa simpatica canzoncina. Basta. E quindi il sottomarino giallo dei Beatles, secondo noi, viste le mini figure che sono contenute all'interno, ovviamente i 4 Beatles, è da avere assolutamente. C'è una combo fantastica, ragazzi, perché qua stiamo parlando di una set Lego e poi di un gruppo musicale iconico. E quindi veramente tac. In decima posizione, in ultima posizione di questa top 10, ma non ultimo per importanza. Non è una top 10! Non è una top 10! In fondo a questa classifica. Non è una! In decima posizione troviamo, ed è in decima posizione, ma non perché sia meno importante degli altri, semplicemente perché l'abbiamo parcheggiato lì, troviamo il della serie Lego Idea Big Bang Theory. Eccolo qua, eccolo il qua. Set con tutti i mitici protagonisti di questa fantastica serie TV. Che divide questa serie TV, perché c'è chi l'apprezza tantissimo come me e chi invece proprio non la riesce a vedere. Diciamo che la cosa che io non sopporto di questa serie TV sono le risate in sottofondo, sì, ma beh, a parte quello, devo dire che è molto apprezzabile. Però dobbiamo dire che il set di Big Bang Theory è davvero assolutamente, perché è una delle serie TV, delle sitcom di maggior successo che sono state realizzate in questi anni. Esatto, diciamo che è davvero in generale, soprattutto se siete amanti delle serie TV e soprattutto se amate questa serie TV in particolare. Va bene ragazzi, quindi questi erano i 10 set Lego che secondo noi, secondo il nostro punto di vista, avranno un incremento di valore nel corso del tempo. Se siete d'accordo scrivetelo nei commenti, scrivete la vostra, se avete voi questi set Lego, se li desiderate, e anche se non siete d'accordo potete dirci la vostra opinione. E come abbiamo detto all'inizio ragazzi, questi set se li comprate e li costruite siete i benvenuti nel mondo, fantastico mondo dei Lego che noi tutti amiamo. Se invece li volete tenere nelle scatole chiuse in magazzino è una vostra scelta, e quindi potete approfittare di quello che potrebbe essere l'aumento di questi prezzi. In ogni caso va sempre bene. Mettete un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Tandem e attenzione, per tutti gli amanti dei Lego e anche dei Funko Pop ci saranno dei contest a breve. Contest in arrivo, quindi se il video vi è piaciuto condividetelo, e detto questo continuate a seguirci. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao.